Salve a tutti, Let's Play, il mio nome è Forgamer85, oggi siamo in questo nuovo video, terza volta che lo registro. Praticamente, raga, benvenuti a questo nuovo video. Praticamente oggi, raga, in questo video tratteremo un argomento già trattato su questo canale. Però comunque lo voglio ritrattare perché sempre più insistentemente, sempre più, diciamo, sempre di più in questi giorni si sta facendo sentire, dato che comunque l'argomento riguarda la PS1 Classic Mini. Io già poi ho fatto un altro video riguardo, però questa volta ve ne voglio parlare più attentamente. Ne voglio parlare, ma prima di partire con il video, vi dico, faccio una piccola parentesi di premessa. Vi dico, fra domani e massimo grossi martedì o mercoledì è sicuro che mi arriva il computer perché ormai l'ho ordinato, me lo fatto fare un PC su misura, direttamente qua a Galata, mi sono fatto fare perché ho trovato un negozio specializzato, quindi mi sono fatto fare un PC su misura come si deve. Quindi, chiusa questa parentesi, torniamo al discorso di questo video. Torniamo. Allora, io ragazzi, girando pure sui vari forum, comunque sui vari social, tra cui Facebook, Instagram e via dicendo, pure qualche forum di pagine di videogiochi, cioè vedo sempre più gente che posta foto di questa fottutissima console, di questa fottuta PS1 Classic Mini. Posta, praticamente vi dico la verità, è una console che è molto posta fra, almeno tra i videogiocatori, nell'indecisione proprio della serie, che ci sono alcuni giocatori che dicono che la prenderanno sicuramente, altri che dicono che sono incerti, tra quale io pure sono mezzo incerto, che forse la prendo, forse non la prendo. E ci sono quelli che proprio non la prendono categoricamente, un po' perché la ritengono inutile, un po' come tutte le altre console mini che abbiamo imparato a conoscere, tipo il NES, lo SNES, il C64. Tra l'altro, ragazzi, è stato pure annunciato a breve che è ufficiale da parte di Nintendo il Nintendo 64 mini. E te pareva. Però vabbè, era scontato che uscisse. Tanto questo appuntamento annuale non si poteva evitare, e chi lo sa, magari potrebbe anche darsi che esca un Game Boy Mini. Quello un pensierino ce lo farei, vi dico la verità. Sul Game Boy Mini ce lo farei il pensierino, anche se ripeto, ci sono migliaia di emulatori che sono pure gratis. Cioè, poi tra l'altro, comunque c'è da dire per il discorso PS1 Mini. Quelli che dicono praticamente no, o che la ritengono inutile, o che magari possiedono la console originale, come nel mio caso, che non è quella che vedete là sulla cosa, sulla cassapanca, perché quella rotta, ne ho di sotto un'altra perfettamente funzionante che ho recuperato a un mercatino, che vi dico funziona perfettamente ed è pure originale, non è manco modificata. E poi tra l'altro i giochi li possiedo io, quindi, diciamo, in un certo senso non avrei un motivo di comprarla. Forse sì, per collezionismo ci starebbe, però sinceramente 100 euro, perché quello è il prezzo della console, ripeto, non andrei a spenderli. Magari se la trovassi a meno, già diciamo 50, oppure un pochino di meno, se sono fortunato, ma è difficilissimo trovarne una usata a poco. Può essere che la prendevo, però no, alla fine dei conti, non mi va di spendere un sopra, mi va di spendere praticamente 100 euro per poi trovarmi quei 20 giochi preinstallati, come vi avevo detto nell'altro video, che non si può neanche espandere, tra l'altro, il software, per poi che magari quando mi sono stancato, ritrovarmi lì con un soprammobile da 100 euro. Ma sì, magari per fare dei video su YouTube sarebbe comoda, però sinceramente, ragazzi, se volessi registrare la PS1, potrei farlo benissimo nella PS3, con i giochi originali. Quindi, è vero, i giochi che ci sono all'interno, c'è da dire, ci sono molti capolavori, anche un po' di cagate, c'è da dire. Però
Però alcuni dei capolavori più imminenti, tipo troviamo il primo Crash Bandicoot, il primo Spyro, che per questi due capitoli dovrebbero esserci tutti i giochi per PS1, non solo questi tre, insomma, almeno a mio parere, non solo questi due, non solo i primi capitoli. Poi c'è il Tekken 3, che è grande picchiaduro, però alla fine dei conti, alla fine dei conti hanno puntato soltanto sul capitolo più conosciuto. Secondo me sarebbe stato bello vederli tutti e tre. Il primo Resident Evil in versione Director's Cut ci sarà, anche se io avrei più ipotizzato il 3. Perché? Ma perché vi dico così? Avevo ipotizzato che ci sarebbe stato Resident Evil 3 Nemesis perché, scusatemi, pure il ragionamento logico esiste per PS4 la Remastered. E in più esistono il PSN, si trova sul PSN il primo Resident Evil in versione Director's Cut. Metti quantomeno il 3, non dico niente, che forse uno dei capitoli più, forse che è quello più conosciuto fra tutti. E tutto per quel gran pezzo di mostro chiamato Nemesis. Poi, oppure il Final Fantasy VII, che è grande capolavoro, sì, tutto quanto, rivoluzionando la serie. Però sinceramente avrei preferito l'8, sinceramente parlando, avrei preferito l'8. Poi ci sarà Twisted Metal, Wild Arms, tanti giochi, Ridge Racer Tech 4, però il primo Metal Gear Solid ci sarà all'interno, anche qualche gioco Disney ho sentito, ci saranno, diciamo, più che altro i capolavori maggiori che giravano su PS1. Anche se mancherebbe tanta roba, anche magari giochi di terze parti, che non sono esclusi Sony, per dire, un gioco che manca è Soul Blade, o magari i due Bloody Roar, parlando in tema picchiaduro, in tema platform, mancherebbero tipo i due Rayman, perché tipo i due Rayman, anche se sono più capitoli, sono tre i giochi di, anzi, quanti sono? Circa 4-5 giochi di Rayman per PS1, ma quantomeno i capitoli principali della saga, secondo me li avrebbero potuti mettere, perché diciamo almeno il primo sicuramente avrebbero potuto, perché vi spiego il perché. Rayman, diciamo, ai tempi della PS1, quando uscì nel 95, fu, diciamo, il portabandiera Ubisoft, fu un gioco che su PS1 sfondò. Infatti per intere settimane fu ai vertici della classifica dei videogiochi, soprattutto quelle inglesi, fu proprio ai vertici, era sempre al primo posto, quindi un titolo così importante fatto da una casa produttrice di terze parti, secondo me sarebbe stato. Che poi tra l'altro comunque era, a parte il discorso giochi, proprio il fatto è che ancora la gente questa cosa non l'ha capita. Dopo quei 20 giochi non c'è possibilità di espansione nei titoli. Perché finché dicevi magari, non lo so, per dire il vano CD, ma vi faccio un esempio, lo facevano apribile, magari mettere dei mini dischi, tipo quelli del formato PSP, tipo dei mini giochi, facevano dei giochi miniatura più piccoli, magari li mettevi e potevi giocare, allora vabbè, dici no. Si può ampliare il parco giochi, quindi in un certo senso l'acquisto della console non è neanche, non è, si può considerare l'idea. Se no, ma se dato che queste cose non è così, o magari, non lo so, l'inserimento di una micro SD, l'inserimento di una micro SD è praticamente ampliare i giochi a proprio piacimento, ma non c'è questa cosa. L'unico modo magari per ampliare il parco giochi e fargli una modifica, diciamo, mettendogli l'emulatore RetroArch. Però queste, ragazzi, vi ricordo che non sono mai, e ripeto mai, operazioni ufficiali, sono sempre operazioni abbastanza rischiose, che se fatte anche male portano al danneggiamento della console o alla morte proprio prematura. E quindi in ogni caso, praticamente, avreste buttato 100 euro nel cesso, avreste buttato, secondo il mio modesto parere. Che poi tra l'altro pure il fatto dei controller, no? Dico, la Sony per come ragiona io a volte non la capisco. Avrebbero potuto implementare il DualShock, invece no, hanno rifatto delle versioni in attacco USB di questi, gliel'hanno
originali controller PS1, che così me la sono ritrovato per caso, ma sulla scrivania. Cioè, quantomeno io spero che il ragionamento di Sony funzioni, mettono magari il supporto, dato che i controller saranno in attacco USB, che praticamente mettono la compatibilità con i pad PS3 e PS4, un po' come ha fatto Nintendo con il pad Pro della Wii, con il controller Pro della Wii, che almeno lì, diciamo, in un certo senso l'hanno fatta pure in maniera logica, che almeno hanno la compatibilità contraria, avevano. Quindi speriamo che Sony faccia una cosa altrettanto simile. Parlo più che altro per la PS3, dato che su PS3 girano buona parte dei giochi, della varietà dei giochi. E poi, per dire, uno magari potrebbe soltanto comprarsi il controller senza comprare la console per poter giocare ai giochi, diciamo, nei giochi retro salvati sulla PS3, alla fine dei conti, senza comprare tutta la console. Però il problema di queste console è che il controller non te li vendono separatamente, un po' come è successo soltanto con l'NES Classic o con il C64 Mini, perché la gente ha capito, perché magari nelle varie aziende hanno capito, magari uno si compra soltanto il controller, però la console non se la compra, e quindi già, per dire, col Super Nintendo hanno pensato bene di non venderti i controller separatamente. È proprio della serie che se vuoi controller ti devi comprare per forza di cosa la console. Io, per dire, io ero fra quelli che sul Super Nintendo volevo farci un pensierino, però poi ho rinunciato perché sinceramente non avevo voglia di calciare 80 euro con una console che non è neanche spandibile. Alla fine dei conti, ripeto, scusatemi, ma sta luce spa flashando negli occhi. Non dico male, però quasi. Però mi dà un po' di fastidio. E niente, comunque, ragazzi. Poi, tra l'altro, comunque, ve l'ho già detto anche nell'altro video. So che questo video sarà un copia e incolla dell'altro. Acquistando una console originale, se riuscite a trovare una console originale, la pagate pure meno. Il massimo che la potete pagare è una originale, 20 euro, non di più. Si trova dalle 5 in poi, cioè la potete trovare a 5, 10, massimo 20 euro. Vi dico, è il prezzo che vi consiglio se la trovate. Se già vi chiedono oltre le 20, lasciatela perdere. Però se il massimo del prezzo è 20, vi consiglio caldamente di prenderla, non ve la dovete far sfuggire. E poi, tra l'altro, al giorno d'oggi, vi ripeto, i giochi sì, sono una cosa abbastanza rara, però il problema non è un grosso problema, perché comunque invece la console si trova ancora al giorno d'oggi perfettamente funzionante, come magari 10-15 anni fa, la potete trovare. Perché vi dico che i giochi sono cosa rara? Perché, diciamo, all'epoca della PS1 c'era la cosiddetta pirateria, nel quale c'era un chip anche abbastanza economico e a basso costo, che tu praticamente facevi installare all'interno della console, che leggeva i giochi pirata. Quindi praticamente vi dico, i giochi sì, ne trovate, ma per lo più ne trovate in versione masterizzata. Però comunque non è un grosso problema, perché potete giocare tranquillamente quasi oltre il 90% del parco software. Perché dico oltre il 90%? Perché ci sono sempre quei 3-4 giochi di conseguenza che sono bloccati dalla sicura della pirateria. Però che ve devo dire, ragà, alla fine dei conti chi se ne frega, potete giocare a tanti quei giochi, non avete idea. I giochi su PS1 sono più di 4.000, più di 4.000, che non sono pochi, ve lo posso assicurare. Vi consiglio caldamente, se la trovate a poco, una PS1 mini. Sì, la PS1 mini, la PS1 normal classica, o quella che vedete lì, che è la FAT, che quella non funziona, oppure una Slim, potreste considerare l'idea, che è praticamente quanto, che a livello di dimensioni è quanto la PS1 mini, che è pure più comoda ed ergonomica, che tra l'altro adesso, ma vi dico, questo c'è un accessorio che è molto raro, il famoso screen LCD, nel quale tu lo attaccavi dietro la console, nella porta di alimentazione. No, sì, nella porta di alimentazione, e tu praticamente avevi, diciamo, la possibilità di
usarla come console portatile, perché bastava che avevi un attacco dove metterla e giocavi tranquillamente dove volevi giocare. Quindi, raga, quindi alla fine al sunto del discorso, vale veramente la pena l'acquisto della PS1 Classic Mini? Sì, ma solo se avete soldi da impiegare in qualcosa di veramente superfluo. Solo per questo motivo. Se no, raga, ve lo dico, recuperatevi la console originale e fidatevi, vi parla uno che è un esperto. Oppure, se proprio non volete magari spendere soldi, io non sono uno che incita all'emulazione, però vi dico, scaricatevi magari l'emulatore su PC e potete giocare tutti i giochi che volete. Tra l'altro ci sono grandi capolavori, tra cui i due Medieval, il primo Metal Gear Solid, ripeto, i Rayman, anche se il primo Rayman è abbastanza tosto da emulare, fidate, io ci ho provato. I Crash Bandicoot, quelli originali, che voi tra l'altro ritrovate anche su tutti e tre sul mio canale. Ho fatto tutti e tre capitoli originali, non ho fatto gli spin-off perché non avevo voglia di perdere tempo. Penso magari se mi gira, quando avrò una buona connessione, li porto in live, li porto i Tekken, potete giocarvi i vari picchiaduro a parte Tekken, il primo Dead or Alive, il primo Soul Blade. Cioè, come giochi avete soltanto l'imbarazzo della scelta su PS1, i titoli della Disney. Cioè, tutto dipende dai vostri gusti personali. Poi ci sono pure vari FPS, tra cui la serie di Medal of Honor, la serie di Quake, trovate Quake 2, trovate il primo Doom, la versione originale. Cioè, i giochi non mancano. Dipende solo dai vostri gusti personali. Ripeto, i vari survival horror, fra cui Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis. Oddio, Dino Crisis, l'unico survival horror è il primo capitolo, perché il secondo è già un action. Però, per farvi capire, alla fine dei conti, a che punto siamo. Questo, diciamo, è il mio modo di vederla. Fatemi sapere la vostra nei commenti riguardante la questione di questa, diciamo, console mini. Fatemela sapere nei commenti. E vediamo un po'. Vediamo se questo traffico di informazioni vi possa essere utile. Perché non vorrei magari che uno non spendesse soldi inutilmente. Magari io direi forse azzarderei a dire se. Magari per chi è cresciuto con la PS1 e magari ha un figlio, diciamo, e vuole far conoscere quelli che erano i giochi che giocava lui all'infanzia, un po' per farlo crescere con dei videogiochi con la V maiuscola, proprio, ma veramente con la V maiuscola, allora potrei azzardare pure l'idea di dire compratela. Però se no, raga, se non è per questo, diciamo, scappatoia, diciamo, chiamiamolo così, scappatoia, lasciatela perdere, o ve la emulate o recuperate quella originale. Bene, ragazzi, per il resto, se il video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre lasciarmi un bel commento e un like. Mo spengo sta luce perché mi sta sparaflasciando troppo negli occhi. E vi ricordo di continuare a iscrivervi al canale, di commentare, condividere, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima puntata.